Benvenuti e bentornati. Ricordiamo che la serata musicale verrà trasmessa in streaming nella nostra pagina MP Eventi Musica e Cultura e in diretta nelle nostre camere di degenza. L'evento di questa sera, dal titolo Soulmates, vede riuniti per l'occasione tre amici musicisti che proporranno famosi brani della musica contemporanea, ripristinati in chiave solo. Silvia Manco, pianoforte. Francesco Puglisi, contrabbasso. Cristiana Polegri, sax e voce. La tua
grazie a tutti voi che siete presenti. Però mi sono particolarmente emozionata perché ho visto qui tra il pubblico il maestro Bruno Miriaco, che è un grande della musica jazz. Vorrei fare un applauso. Dunque, noi stasera abbiamo scelto per voi un repertorio di musica soul e mi sono permessa, così tanto per entrare più nel vivo della cosa, di appuntarmi delle cose, degli aneddoti e delle nozioni che riguardano i brani che abbiamo scelto e le cose che noi facciamo. E il soul che cosa vuol dire? Vuol dire anima. Quindi abbiamo scelto il repertorio che innanzitutto fa parte proprio della musica soul afroamericana, ma ci sono anche altri brani che non sono tipicamente americani, ma sono anche italiani o inglesi, ma che hanno, a mio avviso, ma anche diciamo di fronte al mondo, perché poi sono stati riarrangiati e reinterpretati da tantissimi artisti, e hanno quel modo, perché il soul è una musica che prende le sue radici, diciamo, dal gospel, quindi da molto church, dalla musica, diciamo, di chiesa, e dal jazz. È una fusione e poi è stata contaminata dal pop. Quindi che cosa succede? Che molti brani, anche pop, sono stati poi riarrangiati e sono stati cantati e suonati in chiave soul. Quindi questo primo brano in realtà fa parte non della musica soul nata negli anni 60, ma è un pochino più recente, perché fa parte della colonna sonora di un film di Spike Lee che era Mumbai Blues, e è stato scritto da, credo, Branford Marsalis, proprio da... o dal padre, esatto, e faceva parte appunto della colonna sonora di questo film bellissimo. Il padre di Spike Lee l'ha scritto, ecco, vedi, Silvia è molto più, diciamo, come si dice adesso, ferrata di me su queste cose. Comunque, diciamo, il soul significa anima, è un termine usato per riferirsi a un tipo di musica sviluppata negli anni 60 dai neri. Otis Redding, Donny Hathaway, Aretha Franklin, James Brown, Ray Charles, Wilson Pickett, Stevie Wonder sono alcuni dei nomi maggiormente rappresentativi di questa soul music. Quindi è la musica dell'anima, che nasce da questa fusione, come ho detto prima, tra le sonorità del jazz e del gospel con i modi della canzone pop. Quindi la musica soul fu il risultato dell'urbanizzazione e commercializzazione del rhythm and blues degli anni 60. Il termine è emerso per definire una serie di generi basati sullo stile R&B, cioè rhythm and blues, dai gruppi orecchiabili e melodici sotto la Motown Records. La Motown è stata una casa discografica molto importante che ha tirato fuori personaggi importantissimi della soul music. Ecco. Quindi diciamo che il soul poi ha preso, a seconda delle città di America, delle forme diverse. Per esempio, nei centri urbani come New York, Philadelphia e Chicago, la musica era concentrata sugli interventi vocali, quindi produzioni molto morbide, molto melodiche. Invece a Detroit, la Motown si era concentrata nel creare un sound orientato più sul pop, influenzato in particolare dal gospel, jazz, R&B e rock and roll. Nel sud, invece, tratti più duri, con ritmi sincopati, voci grezze, fiati squillanti, tipo James Brown, cose così. Quindi, il soul ha avuto moltissime forme, questo è. Quindi sentirete questa sera cose un po' diverse tra di loro. E un brano che è sempre soul, ma comunque fa parte del panorama degli standard jazz, è il prossimo, che è famosissimo, super conosciutissimo, che però mi sembrava giusto inserire, primo perché è un brano che piace moltissimo a Pietro e a Marina, che sono gli organizzatori ai quali farei un applauso di questa serata. Perché racchiude, è un brano che parla di, è un invito alla scoperta del piacere della vita, quindi a toni ottimistici, rilassati, esalta la bellezza del mondo e della diversità tra i popoli e costituisce un invito a non diffidare del futuro. È stato pensato negli anni 60, sappiamo benissimo che in America c'è stato il problema dei neri, dei diritti civili dei neri, quindi diciamo che in quel periodo di clima di tensione un po' politico e razziale è stata scritta appositamente per lui, Louis Armstrong, che faceva molto presa sul pubblico, e quindi questo brano è stato scritto per questo motivo. What a wonderful world. Mm-hmm.
5 agosto 66. Addirittura McCartney, in un'intervista con Fabio Fazio del 97, l'ha definita come la sua creazione preferita, seguita subito dopo da Yesterday, cioè lui preferiva questo brano a Yesterday. Insomma, è bellissimo, però insomma Yesterday, ragazzi. E comunque anche George Martin dice che, anche John Lennon lo dice, dicevano che era la canzone più bella di quel nastro lì, di Revolver, e addirittura nel 2000 la rivista Mojo ha inserito il brano al quarto posto nella lista delle migliori 100 canzoni di tutti i tempi. Quindi diciamo che è un brano che però è rimasto sempre dietro in termini di fama rispetto ad altri brani, però splendido, è stato anche reinterpretato nel mondo del soul, del jazz,
anche per esempio da George Benson, e il titolo è Here, There and Everywhere. Everywhere, we're there.
Ecco, siamo arrivati a uno dei re della musica soul e della Motown, che è Stevie Wonder. Però di Stevie Wonder, che ha scritto brani meravigliosi, abbiamo scelto uno meno famoso, che fa sempre parte della colonna sonora. A me piace Spike Lee, quindi che devo fare? Di un altro film di Spike Lee che si chiama Jungle Fever, nel quale si racconta della storia di un uomo nero con una bianca e che sconvolge un po' tutta la società degli uni e degli altri. E Make Sure You're Sure. And
Poi ricantato da tantissimi cantanti, non ultimo recentemente da questa cantante purtroppo scomparsa che io trovavo magnifica, che era Amy Winehouse, ed è 1960, Will You Love Me Tomorrow?